Salve ancora una volta. Qui il vostro Sant'Enchan vi saluta. E come potete vedere, ta 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 ta
La forza sia con voi. Mesi fa, anzi, a febbraio, quasi un anno e mezzo fa, non dico due, feci un commentario sommario a questo libro, Star Wars, il ritorno dello Jedi. The Return of the Jedi. L'hanno visto molte volte, non so se migliaia di volte. È incredibile comunque che molti di voi che lo avete visto mi avete fatto la stessa domanda. Se vi potevo dire qualcosa riguardo i modellini che si vedevano a inizio video, cioè nell'introduzione, prima che io iniziasse a parlare, e che si vedevano anche in un tavolino lì accanto a me. Questi modellini. Adesso non so chi sia questo. Io li comprai, anzi me li regalò mia madre, quando ero bambino. Che Guerre Stellari uscì, mi sembra, la prima volta, non so, nel 76 o nel 78. Il primo episodio dei tre che si videro al cinema in quell'epoca, e quindi, se era nel 78, io avevo 9 anni, e quindi li scartai e non è che ci giocai molto. Però, ecco, evocavo le scene del film, possibilmente. E quindi purtroppo si sono un po' ingialliti. Poi c'è una mescolanza di molti periodi, perché non è che comprai tutta la franchising di pupazzetti che uscivano film per film. Però andavo comprando, soprattutto perché facevo anche delle vacanze a Miami, e lì se ne vedevano tonnellate, cioè entravi in un shopping center e ce n'erano corsie intere di ogni pellicola, perché c'era la versione di Alan Solo che compare vestito così quando uccide una specie di dromedario, la versione di Alan Solo del primo film che si vide, del secondo, per esempio, è per quello che qua abbiamo un Luke Skywalker vestito, non si sa bene se da soldato coloniale del Sahara o da giovane SA testa di Moro, perché c'erano anche degli uniformi del lato oscuro dell'impero che sembravano uniformi tedesche, no? E invece qua c'è Luke Skywalker, versione di quando si incoccia nel pianeta dove col pensiero riesce a sollevare l'astronave, il caccia, che c'è Yoda, no? Che lo aiuta. Quindi ogni personaggio ha dei doppioni vestiti in altro modo. Perché la trilogia, chiaramente, nella trilogia si sono vestiti in forma diversa e hanno fatto cose differenti, per cui perché venderne una versione quando ne potevano fare 4 o 5? E quindi ogni volta che usciva un film, tutti i personaggi cambiavano e tutti quanti appassionati del film cercavano di avere i personaggi. Oh, dominò, effetto domino. Infatti l'impero domina. E qua sono caduti dei personaggi imperiali sotto l'effetto dominò. Guarda un po'.
Allora dicevo, ogni volta che usciva una saga diversa, tutti quelli, io non ero un collezionista, semplicemente li compravo perché mi piacevano, ma tutti quelli che volevano collezionarli si preoccupavano di avere quelli che non si trovavano più in commercio e di comprare gli altri, sperando che anche non si trovino più in commercio, per poterli eventualmente vendere cari o dire, gna 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 gna, io ho qualcosa che non c'è più. Niente, volevo compartire con tutti voi questa mia collezione, perché sono molti gli appassionati di Star Wars che hanno visto il mio video. Poi volevo fare una sintesi del libro, però non so, sembra un po' scritto come l'avrebbe scritto Henri Charrière, molto essenziale, molto giornalistico, uno stile. E quindi no, non è che rivela molto, diciamo che il bello di un film di fantascienza è la scenografia, gli effetti speciali, le ambientazioni, le cose innovative per la fantascienza che un film apporta, perché altrimenti sarebbe come leggere un raccontino qualunque. Non so se farne una lettura. Ben non si difese da questa accusa, da quell'accusa, e continuò serenamente. Tuo padre, Anakin, si lasciò sedurre dall'aspetto oscuro della forza. Non fu più Anakin Skywalker e divenne Darth Vader. Quando avvenne questo, tra di tutto ciò in cui aveva creduto, Anakin Skywalker, l'uomo profondamente buono che era tuo padre, fu annientato. Perciò quel che dissi era vero, da un certo punto di vista. Da un certo punto di vista, esclamò ironicamente Luke, si sentiva tradito, tradito soprattutto dalla vita, sebbene ci fosse soltanto Ben a subire l'irritazione causata da quel conflitto. Luke, disse Ben gentilmente, scoprirai che molte delle verità cui ci aggrappiamo dipendono soprattutto dal nostro punto di vista. Comunque, siccome voi tutti lo sapete, io non ho dei grandi apparati per registrarmi. Adesso mi sto registrando con il Nokia Asha 302. È successo che il mio ultimo video, che ho fatto un commentario a cappella sullo sciopero del 12 dicembre, credo, giusto che mi scadeva la garanzia di fabbrica del tablet, sono andato a registrarmi, ho parlato 17-18 minuti, l'ho dovuto editare, poi l'ho caricato in YouTube. Quello che è successo è che purtroppo il microfono non funzionava e forse non potrò più registrare con il tablet. Mi si stanno deteriorando le cose che ho, tipo adesso il tablet, poi toccherà il computer, il cellulare, e quindi non ho molti dispositivi con i quali registrarmi. Voi tutte e tutti lo sapete che sono un amateur e con ricorsi poveri. Quindi non so, se voi siete veramente interessati a che io faccia qualche lettura del libro Il ritorno dello Jedi, allora mettete nel commentario a questo video che volete che io vi legga qualche capitolo, e allora sì, perderò del tempo sapendo che a qualcuno interessa, però non posso lavorare molto in molti progetti che poi magari nessuno segue. E poi mi raccomando, cercate di guardare i miei video, perché così magari YouTube prima o poi mi dà qualche bel soldone per rinnovare il parco tecnologico. Beh, ritornando a noi, io avevo un modello più grande, grande così perché ci stava dentro due pupazzetti, non di questo, che c'era anche un modello grande.
ma di un altro che era a forma di delta, sempre de dei ribelli, no? Pensa che strano. In Star Wars l'impero che colpiva ancora era maligno, infatti ci aveva il satellite la Morte Nera o la Stella della Morte. E le uniformi, gli abiti degli imperialisti erano ispirati al modello tedesco, invece i buoni erano vestiti casual e erano ribelli. Al limite sembravano scamiciati. E quindi i buoni erano dei partigiani. Poi mi sembra che col passare del tempo e con le cose che si sono prodotte in internet, i buoni arrivano a essere quelli dell'impero. Non ci scordiamo che prima l'impero del male era l'Unione Sovietica che invadeva Afghanistan, che opprimeva l'Europa dell'Est. Poi, quando è caduto il blocco dell'Est e si è andati incontro a un unipolarismo, già l'impero non è cattivo, anzi, estende le libertà e le democrazie. I ribelli, i partigiani, passano a essere i cattivi. È come se c'è stato un impasse nella geopolitica che ha portato quelli di Star Wars a cambiare dialettica concettuale. L'impero è diventato buono, i ribelli sono diventati cattivi. Cioè, hanno seguito l'evoluzione della geopolitica. Quindi, per quello bisogna studiare queste cose qua, per quanto possano sembrare dei giochi e degli intrattenimenti, perché magari vediamo il discorso che il sistema ci vuole passare, di come i ribelli possano essere buoni o cattivi a seconda del comodo. Lo abbiamo visto anche in tutte le primavere arabe, capitanate da ribelli buoni che chiedevano la democrazia, come a Mogadiscio in Somalia. Erano tutti dei ribelli. Poveri bambini denutriti, ragazzi che non avevano scuola. Poi, quando sono intervenuto il vero impero, i ribelli erano quelli che sparavano per la strada e ammazzavano civili. Capisci? Quindi, studiare l'evoluzione di questo racconto fantastico, di questa novella, di questa fiaba moderna, come all'inizio, proprio la prima trilogia che ci hanno presentato, i ribelli erano buoni. Avremmo voluto vedere il capo dell'alleanza dei ribelli, Sandro Pertini. Poi invece lentamente si trasformano e mi hanno detto, perché io non ho visto, che nel nuovo materiale che si carica in internet, in pratica i video sono filmati dal lato dell'impero, cioè dal lato di questi soldati, di come combattono le ostilità. C'è stato un salto di prospettiva a 180 gradi, si è passati dall'altra parte, come se si giocava dalla parte dei bianchi negli scacchi, si passa al lato scuro, al lato. E quindi magari Pietro Trevisan ci potrà dire qualcosa in merito a queste sottigliezze. Comunque, ecco, io mi ero anche informato che ci sono dei collezionisti che pagherebbero anche centinaia di euro per ogni personaggio, o migliaia di euro. Il problema è che questi non stanno nell'astuccio e sono un po' scoloriti, però sono lo stesso rari da trovarsi. Io li avevo messi in un astuccio di semipelle che aveva raccolto un po' di umido, però principalmente stanno tutti in buone condizioni. Non stanno nel loro astuccio, perché i collezionisti li vogliono nel loro cartoncino con le illustrazioni. Non so se qualcuno me li volesse comprare, a quanto li potrei vendere. Certo, se fossero 1.000 euro ciascuno,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sarebbero 20.000 euro. Poi per non fare la parte dello spilorcio e del taccagno, regalerei questo caccia. It's. Anche perché è un po' gialliccio. Forse ha preso dalla cappa di questo che risulta un po' più chiaro. Gli è passato colore, standogli addosso. Anche questi altri, color nocciola e senape, possono, perché evaporava la tinta della plastica nel contenitore dove li avevo messi, e hanno colorato il caccia. Questa specie di moicano cade sempre. Vabbè. Ecco qua. Questo è tutto. Per quanto riguarda il modellismo e i gadget di guerre stellari, poi ancora una volta vi propongo, per comprendere la diffidenza grillina, leggere il libro Guerre Stellari, che può essere il libro della divergenza e della dissidenza grillina. Che altro da dirvi? Beh, vi lascio, è tutto. Spero di aver fatto almeno 10 minuti di video. C1P8. Io ero piccolo quando ho visto tutta questa saga, che usciva un film più o meno ogni 2 o 5 anni, però mi divertiva molto. Oggi uno da adulto analizza in retrospettiva il contenuto di questa saga e vede che si può adattare alla geopolitica e all'evoluzione dell'epoca, cioè l'impero che da cattivo, oppressore, totalitario, vedi impero sovietico, diventa buono, vedi un'impotenza globale, vedi la globalizzazione, che è l'imperialismo di una sola potenza in contrapposizione alla bipolarizzazione di prima, ossia ai due blocchi contrastanti, per cui nel corso del tempo l'impero si è riscattato con la morte di Darth Vader, la morte anche dell'imperatore, che non ho, e in pratica si è trasformato in una repubblica di ribelli imperiale contro i nuovi ribelli, che magari saranno caratterizzazioni dei nemici del vero impero finanziario, militare ed industriale. Beh, come dire, non appesantiamo di cose reali questa fiaba immaginaria e fantascientifica. Comunque, se voi volete che vi faccia qualche lettura di questo libro, che magari non si trova più, sappiatemelo richiedere nei commentari al video, perché ho tante cose da girare e non so se potrò dedicare molta lettura a questo libro. Comunque, se mi farete sufficienti richieste, così come è successo accidentalmente e non intenzionalmente con le letture che ho potuto fare del libro di Nino Frassica, Sani Gesualdi, che mi hanno richiesto più volte di leggerlo, e io dopo qualche mese ho potuto leggere qualcosa. Quindi, se vi va che vi lega il libro di Guerre Stellari, chiedetemelo, io vedrò cosa posso fare per accontentarvi. E poi vi ringrazio di guardare i miei video e di continuare a farlo. Guardateli tutti i miei video, che così sfidiamo YouTube a iniziare a finanziarmi.
già abbiamo raggiunto più di 75.000, 76.000 visioni. Io vorrei raggiungere 100.000 visioni a video. Ce la faremo? Allora, vi lascio. Mi raccomando, stay with me. Stay with me, non mi lasciate solo. Chiedetemi dei temi che vi interessano di più e io tratterò di fare qualcosa. E poi se vi va che vi lega il ritorno della Jedi, chiedetemelo. Allora in quel caso lo leggerò, perché altrimenti ho tante idee in mente. Vabbè, ciao. Tu.